Beh, dobbiamo dire che siamo ovviamente in una fase di continuo studio, di continua evoluzione e attendiamo quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Ad oggi sul tavolo del Ministero non vi è nessun tema riguardo alla modifica dei parametri del Green Pass, quindi Quindi è continueremo un'idea di con questi Ricciardi, tre ma non è l'idea parametri. del Ministero quello di mettere mano al Green Beh, Pass. Ricciardi in effetti ha già espresso in passato altre volte questa posizione, però ripeto, a oggi questo non Non è un è tema tema. sul tavolo del È tema il Ministero. fatto di prolungare il Green Pass oltre dicembre, dovrebbe scadere a dicembre insieme allo stato di emergenza. È tema prolungarlo o no? Abbiamo sentito marzo, qualcuno dice fino all'estate, si prolunga o non si prolunga? Guardi, è ragionevole pensare che ci possa essere un prolungamento dell'utilizzo del Green Pass. Se poi devo esprimere una posizione del tutto personale, io se dovessi scegliere tra prolungare misure restrittive e quindi farle subire anche a chi si è vaccinato, o valutare l'ipotesi di introdurre altri obblighi vaccinali per altre categorie, io sono per la seconda ipotesi. Non mi pare Cioè vaccino corretto obbligatorio per altre categorie. Beh, scusi, oggi sostanzialmente chi non si è vaccinato usufruisce di tutta una serie di libertà grazie a chi si è vaccinato. Credo che al contempo non sia corretto che chi si è vaccinato debba continuare a subire restrizioni per responsabilità di una minoranza che continua a non vaccinarsi. Ma perché lei considera il Green Pass una restrizione? Beh, diciamo che tutto sommato è un provvedimento che in qualche modo ha creato e crea qualche difficoltà nella sua applicazione, comunque qualche rallentamento e comunque anche qualche restrizione. È indubbio che il Green Pass non è certo uno strumento di normalità. Alla normalità ci saremo quando il Green Pass non sarà più utile No, però se o necessario. sono vaccinato semplicemente lo devo esibire, non mi sembra una restrizione, però se me lo dice lei mi fido, eh. No, ma una restrizione nel senso che comunque è una regola che viene introdotta ed è una regola nuova rispetto a un regime ordinario di normalità. Poi dopodiché